Israele non ci sta a passare per chi ammazza civili palestinesi e diffonde questo video su tre obiettivi di Hamas da colpire a Gaza. Si sentono due voci. L'intera zona è piena di civili, dice la prima. C'è un gruppo di bambini, afferma la seconda. E poi gli operatori sono in attesa. Ci sono 15 persone a 10-15 metri dalla struttura. Li vedo, ricevuto. Passiamo ad un altro bersaglio. Si combatte evidentemente anche sulla comunicazione. Il Ministero della Salute di Hamas parla di più di 170 morti in 7 giorni di incessanti bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Tra le vittime la stragrande maggioranza è composta da civili, donne e bambini, più di 1200 invece i feriti. Al al-Masri è seduto al capezzale di sua figlia Mariam. È stata colpita alla testa e ha perso molto sangue. Ero molto spaventato perché è la mia unica figlia. Quando l'ho portata qua i medici mi avevano detto che non sarebbe sopravvissuta. Grazie a Dio, lo stesso di israeliani e palestinesi, Mariam ce l'ha fatta. È una bella notizia tra bombe che cadono, case rase al suolo e funerali infiniti. Nel frattempo sono decine di migliaia i palestinesi scappati dalla striscia di Gaza come meglio hanno potuto. Anche il lancio dei razzi non si arresta, più di 800 finora intercettati, quasi tutti dal sistema di difesa Iron Dome. Alcuni oggi lanciati anche dal Libano e dalla Siria, abbattuto da un missile Patriot israeliano sopra Ashdod, un drone, il primo alzatosi questa mattina dalla striscia di Gaza. Un'escalation di violenze che può far pensare solo al peggio. Sul fronte diplomatico che comincia a premere seriamente c'è attesa per la riunione di questa sera della Lega Araba in Egitto. In giornata il segretario generale ONU Ban Ki-moon ha rinnovato l'appello per un immediato cessate il fuoco, ma le due parti in conflitto non ci pensano nemmeno. Israele continuerà a colpire Hamas e le sue strutture, sottolinea il ministro della difesa di Tel Aviv, Moshe Yalon. Infine il cellulare di Mohammed, il 16enne palestinese bruciato vivo, è stato trovato nell'abitazione di uno dei tre presunti assassini, ultranazionalisti ebrei dai 16 ai 30 anni di età. I tre avrebbero ammesso di aver voluto vendicare così l'uccisione dei tre studenti ebrei in Cisgiordania.